E alla fine giocatori e pubblico applaudono e si allenano per la festa finale. La Serie A a questo punto è solo una questione di matematica. E pensare che per il Bologna il confronto con la Samb Benedettese non si era messo nel migliore dei modi. Come era previsto, la Samb gioca chiusa e il Bologna fatica ad impostare a suo modo il gioco. All'inizio le azioni più efficaci vengono dalle incursioni di Poli, che viene regolarmente esteso al limite dell'area. E al 20° l'occasione gol è della Samb Benedettese, ma Mandelli prima sbaglia la palla e poi ritarda il tiro. Il compagno Salvioni non è da meno. Risponde il Bologna con questo scambio Marocchi-Pradella e tiro di Marocchi, ma la rete non arriva, comincia a mancare lucidità nella manovra e affiorano incertezze difensive. È ancora in contropiede azione della Samb, ma Salvioni sciupa una favorevole opportunità. Al 35° il Bologna sblocca il risultato e praticamente risolve la partita. Su passaggio di Pecci, Poli insacca. Prima del riposo i marchigiani hanno l'occasione, l'ultima, per riaprire la partita, ma è bravo Cavalieri ad opporsi a Marangoni. Il secondo tempo, una volta sbloccato il risultato, è tutta un'altra storia. Il Bologna dilaga, si presenta subito Poli con questo tiro deviato in angolo. Il corner è battuto da Marocchi per la testa di Pradella. Il raddoppio è ancora di Poli, il numero 7 rossoblu realizza il volo alla sinistra del portiere. Tutto facile a questo punto per il Bologna e l'obiettivo è far segnare Marronaro. Il bomber entra in aria e tenta invano un difficile pallonetto. Lo invita al gol Monza con questo cross, ma Marangon lo anticipa. Ci pensa allora Pecci a risolvere di prepotenza. Nonostante i falli ripetuti, supera la difesa ed è 3-0. A questo punto la partita cessa quasi di essere una cosa seria. Il Bologna pensa solo a segnare e si distrae in difesa. Marocchi ferma con le mani una palla destinata ad entrare in rete. Rigore indiscutibile che Mandelli trasforma. Il quarto gol del Bologna è forse il più spettacolare della giornata. L'azione parte da Marocchi, Monza crossa dal fondo e Pradella insacca con un tuffo di testa. E prima della fine anche Luperto in contropiede trova la gloria del gol. È il regalo finale di un Bologna che comunque il regalo lo ha ormai già pronto per i propri tifosi, la Serie A.